Ho dovuto rimaniare memoria piuttosto tenere, ho dovuto scrivere, mettere sul carta due parole, quindi chiedo perdono per questo. Dicevo l'anno scorso, all'apertura del programma, che io già anticipavo il giorno della partenza, quando i nostri giovani avrebbero lasciato questo cortile per l'ultima volta. E sapevo che avrebbero pianto, soprattutto perché col partire lasciavano una parte del cuore nel silente. Per me questo era importante, perché volevo che si sentissero un po' come quegli emigrati che furono costretti a respirare l'aria di due mondi diversi. Allora, sindaco di Cagliano Terme, buonasera a tutti. Quando si arriva alla fine del programma è il momento dei saluti e dei ringraziamenti. Io mi associo a quello che ha detto Pasquale, ringraziando tutti gli enti che a vario titolo hanno partecipato al progetto: la Regione Abruzzo, Comunità Montana Serentina, Parco Silente Venino, al quale va pure il nuovo presidente, il professor Marzello Finanza, la Canaris Park, rappresentata dall'amico Alfredo Di Giovanni, e tutti gli altri enti, le istituzioni locali, il Comune di Castelvecchio, il Comune di Siciliano, che hanno ospitato i ragazzi in questo mese. Dante Vincenzo De Benedictis è il figlio del professore. Consegna l'attestato al vice sindaco di Tione. Giovanna Roma. Consegna al sindaco di Castelvecchio Subbeco, dottor Amorosi. Cristina Marie Schroeder. Questa ragazza è di origine di un paese qui vicino, di Pacentro. Jennifer Rübel. Consegna al presidente il professor Fidanza. Consegna il vice sindaco di Castelliere, presidente della comunità del parco. Questo c'è un cognome. Nico Izzikonski.
Vincenzo Vignatelli e Angelo.